siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. In diretta qui dalla nostra postazione Radio Bruno all'interno di Area Stile ci stiamo divertendo, ci stiamo rilassando e soprattutto stiamo cantando, anche perché c'è stata una sessione di una canzone dei Duran Duran con i Blu Vertigo. Benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Radio Bruno. Ciao Bruni. Ragazzi, non ci siamo mai sentiti così a casa se non in questo momento. Beh, che strano, infatti. Anche però noi, mi raccomando, eliminateci, Mi raccomando. Quindi non dobbiamo tutti dire. Ci fate dei bellissimi complimenti, perché la verità è che noi comunque portiamo qualcosa, secondo me portiamo innanzitutto un gran bel divertimento nelle radio, nelle interviste, sul palco, eccetera, eccetera. Però mi raccomando, eliminateci, mi raccomando, non sia mai che qualcuno noti che c'è una leggera differenza. No, Blu Vertigo, fuori dai coglioni, dai. Invece volevo ricordare il numero per votare, perché 05. Noi vogliamo 5. Io voglio dire una cosa, capisco però anche che le persone da casa, alcuni che magari non provengono dai Savoia e non hanno il sangue blu o dalla Casa Reale d'Inghilterra, a spendere €1.01 per un messaggio SMS sinceramente si fanno qualche problema, e ce n'hanno tutte le ragioni. Assolutamente. Sinceramente, perché mi sembra veramente un latrocinio. Ok, per cui vi dico, io vi chiedo questa cosa e ve lo dico seriamente: sappiate che se fate il gesto, almeno se vi piace quello che abbiamo fatto noi, fate il gesto, noi in qualche modo sono certo che vi ricompenseremo di questa spesa. Esatto. Io invece avevo un appello con della musica e dell'arte. E io un appello musica? Riguardo invece volevo dire: mamma, per cortesia smetti di spendere 5 euro al giorno, perché il gesto è già stato. Come si troppo. Chiama la tua mamma? Mamma Virginia. Che salutiamo. Invece la canzone è bellissima, forse per quello che continuano a votarvi, perché grazie. Vogliono riascoltarvi e vedervi proprio live su quel palco. Sta arrivando perché molta spaccate. Solidarietà, in sì. effetti. Sì, sì, certo, come proprio le vittime di decapitazioni, cose del genere, c'è solidarietà. Siamo in cima alla torre, È più bello essere ripescati che passare. No, non è bello, non è inutile che ce la facciamo andare bene. Non no, va no, bene. È proprio una, io sono guardate, rimasto io ho fatto una molto cosa. Deluso. Stamattina ho scritto un messaggio nella nostra chat WhatsApp personale del gruppo, che coinvolge soltanto ovviamente i membri della discografica che stanno lavorando. La jazz si chiama Vertige, ma io l'ho riintitolata Mi raccomando puntualità. E allora, in questa chat io ho scritto ciò stamattina, che ho detto, prima di tutti gli insulti al giornalista, dopo c'è, ecco, questo posizionamento, anzi direi trattamento, non la trovo una cosa normale, virgola, né giusta né meritata, anche perché sapete benissimo che per qualificare una cosa ci vogliono tre aggettivi, e Petrarca me l'ha insegnato: chiare, fresche, dolci, acque, cioè non giusta, non normale, non meritata. Ma però parliamo di questa canzone, perché l'hai definita la più semplice che tu abbia mai composto, ma efficace subito. È bellissimo come per me è semplice, ma forse per gli altri non lo è. Quindi adesso ho scritto e sto scrivendo in questa giornata di oggi, spero stasera di finirla, proprio una ragione perché per me è semplice, e credo proprio che dopo che la gente leggerà questo articolo si convincerà che non è per niente semplice. Però magari sarà tardi per poterla rivotare. No, sarà proprio tardi per tutto, non solo per votarla, ma per qualsiasi cosa. Esatto. Allora, io avevo sentito appunto che voi da sempre, insomma, guardavate Sanremo, che non vedevate l'ora di partecipare, che addirittura nel 94 Pippo Baudo non aveva capito la vostra musica. Non no, può... no, l'aveva capita, anzi, l'aveva capita, l'aveva come. Sì, sì, l'aveva capita, solo che ci hanno fatto fuori, perché c'era una preselezione a novembre. E poi se passavi questa selezione andavi a febbraio, ma noi siamo rimasti a casa perché hanno preferito i Prefisso, che era un duo del Varesotto che faceva del rap. Che infatti hanno fatto tantissima strada, perché tutti noi abbiamo il Prefisso. E in effetti, cioè, effettivamente si sono entrati nelle case. Per come si è trasformata la telefonia, non era un buon nome. Non era... Ragazzi, a parte appunto questa polemica che stiamo facendo in merito alla attuale, insomma, classifica dei 5 che devono ma essere votati. Ma non stiamo facendo polemica, forse stiamo facendo del sarcasmo. Sarcasmo. Quale altro invece momento non vi è piaciuto e quale invece è stato fenomenale, bello? È fenomenale il concerto di ieri. Abbiamo improvvisato un omaggio a David Bowie a Casa Sanremo ed è stato veramente travolgente. Perché non abbiamo occasione di vederci suonare, per cui è stato uno sfogo meraviglioso tirare fuori proprio dal cappello dei ricordi queste canzoni del nostro eroe, mancato da poco.
invece? La conferenza stampa, deludentissima secondo me. Poi il momento brutto è quando è venuto a mancare Elio, lì mi sono commosso proprio. No, niente, scusa. Vogliamo invece parlare del vostro nuovo lavoro, Tuono, Tono, Tempo e Suono. Questo è il titolo che vorrei dare al prossimo lavoro dei Blu Vertigo, però stiamo ancora realizzandolo. Per cui per adesso abbiamo comunicato il titolo, forse anche senza la nostra volontà, nel senso che a un certo punto abbiamo visto fuori, che è venuto fuori. Però appunto, questo non significa molto. Il titolo è qualcosa forse che descrive in un certo senso il lavoro, che è un lavoro in divenire. Comunque questo titolo è Tuono, un giorno una parola che mi è sembrata che fosse composta da tono, tempo e suono. È come se tu, sovrapponendo le tre parole tono, tempo e suono, ottieni questa parola che è tuono. E questa parola tuono, tono, tempo e suono racchiude un po' il lavoro che noi effettivamente facciamo tutti i giorni, cioè di lavorare con la musica, con i nostri computer, con la nostra tecnologia, con iPhone, iPad, con gli strumenti moderni, digitali, cioè lavorando effettivamente, mettendo a tempo dei loop, mettendo a tono dei loop e suono, plasmando il suono con degli equalizzatori, con dei compressori, con delle strumentazioni che in realtà fanno questa scultura. Noi facciamo le sculture oggi, ma non solo noi, tutti, anche chi non è professionista, è una figata, perché oggi usa la musica proprio plasmando come un oggetto da scolpire tono, tempo e suono finché non raggiunge quello che secondo lui è accettabile. E ciò non è finito, perché può sempre evolvere, come il disco che noi faremo uscire quando ci sarà. E magari poi uscirà ancora una versione diversa, e magari non uscirà neanche. Comunque uno degli aspetti positivi, bellissimi di questo festival, questa 66esima edizione, è rivedervi tutti e quattro insieme sul palco. Perché è una gioia. Noi la anche per noi lo scalo è lo stesso. È una gioia. No, no, quei quattro. No, proprio bello. Per noi è lo stesso rivederci insieme dopo tempo. Sì, perché è la ma scusa anche rivedere per te è bello. No, dai. In effetti io avevo visto tantissimi anni fa in un concerto proprio ai vostri inizi, quindi è un po' un ritrovarsi, e dai. Adesso che è passato tanto tempo, darei la vita per averti accanto. Così ci salutiamo, perché mi hai fatto l'allontananza. Ciao, ciao. Non piangere. Ciao. Ritornerò perché ti amo. Grazie Blu Vertigo. Grazie Radio.